Allora, cari amici, un'altra bella giornata da Berlino. Gerardo Capozza diceva: speriamo di vederci, e ci stiamo vedendo spesso da Berlino, a conferma del fatto che l'attuale governo regionale è il governo di tutta la regione, non solo dell'area metropolitana e della fascia costiera. Era uno degli impegni che avevamo. Vedo il sindaco di Ariano Irpino, abbiamo appena inaugurato un bellissimo, rinnovato, splendido ospedale ad Ariano Irpino per iniziativa del direttore generale, un investimento molto importante. Avremo fra qualche settimana l'inaugurazione di tutto l'ospedale di Solofra. Vi ricordate qualche mese fa quante imbecillità abbiamo dovuto sopportare? Lo chiudiamo. Stavamo rinnovando con un investimento di oltre 10-15 milioni di euro l'ospedale di Solofra, sarà un ospedale bellissimo. Abbiamo fatto investimenti importanti al Moscati, dove abbiamo oggi dei primari e dei reparti che sono un'eccellenza nazionale per quanto riguarda l'oncologia, per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita. Abbiamo fatto per tempo investimenti nelle infrastrutture, a cominciare dalla Lioni-Grotta Minarda, cioè abbiamo destinato alle aree interne un'attenzione politica, programmatica e finanziaria come non si era mai vista da quando si sono insediati. Noi siamo oggi nell'autostazione più bella di tutta la regione Campania. Non c'è in Campania un'autostazione così bella. Voi girate come me per tutta la regione, non la troverete da nessuna parte. Non c'è a Napoli, a Salerno, Caserta, Benevento. È una delle cose più belle che abbiamo realizzato, anche questo è un investimento importante. Non è caduta dal paradiso, è caduta dall'investimento deciso dalla Regione Campania, dal lavoro di AIR, di Acami, dalla destinazione di risorse importanti per completare questo progetto.